Allora, un'altra curva che mi interessa è questa qui. Allora, io prendo una circonferenza di raggio R. Qua, supponete che qua ci sia il tappino. Tappino della camera d'aria. Cioè, metto un punto dove sta questo punto. Poi faccio rotolare la circonferenza, questo raggio è R, ovviamente se rotola senza strisciare, la circonferenza si troverà nella stessa posizione iniziale dopo un giro completo, che è lungo 2π r. Nel frattempo vado a vedere il moto del tappino. Vabbè, diciamo che qua la mano mi ha detto così, quindi diciamo che 2π r era qua. A occhio mi sembra un po' corto, ma comunque. Ok? Il tappino, sì, perché guarda l'altro. E arriverà con tangente verticale. Allora qua stiamo a π greco R. Allora io voglio sapere il moto, diciamo l'equazione della curva, l'equazione parametrica della curva, e voglio anche magari calcolarne la lunghezza. Capire bene l'equazione parametrica della curva, io faccio la circonferenza un po' più grande e la faccio spostata di poco poco. Allora, cosa chiamo? Chiamo T questo angolo qui, in radianti. Ok? È chiaro che siccome c'è un rotolamento senza strisciamento, questa lunghezza qui e questa lunghezza di quest'arco qui sono uguali. Ma quanto è lungo questo arco di circonferenza? Questo arco di circonferenza è lungo RT, se questo è espresso in radianti. Se faccio il proporzionale al, diciamo, se fosse t uguale a 2π greco sarebbe 2π greco r, se t è uguale a t è t. Ok, allora chi è la posizione x di t? Questo è, questo punto ha due coordinate, questa è la x di t e questa è la y di t. Allora, la x di t è uguale a RT meno questo, ma quello là è R per il coseno di T. Invece la Y, scusate, meno R, meno questo è R per il seno. La x, questo qua è r per seno. Invece la y di t è uguale a r tutto questo meno questo, quindi r per 1 meno coseno. Allora, andiamo a vedere se funziona. Se sto in 0, mi viene 0, 0 e funziona. Se sto a π greco, t uguale a π greco, il punto sarà questo qua, perché dopo π greco ho percorso π greco r, quindi il punto è esattamente dall'altra parte.
viene pi greco r 1 meno meno 1 fa 2 e 2r e così via. Quindi la parametrizzazione effettivamente è questa qui. Ora uno potrebbe dire, ma sai, esplicitiamo una, si può pure fare. Innanzitutto, chi è facile da esplicitare? Questa non ci pensate proprio, perché per esplicitare o devo trovare una relazione tra x e y direttamente, oppure devo invertire e trovare la t da una parte e sostituire dall'altra. La cosa più semplice è trovare t da sotto, perché qua ho, diciamo, divido per r, diciamo porto uno di là, uno di qua, mi viene coseno, devo fare l'arco coseno, poi sostituire sopra, però capite bene che viene un macello, viene abbastanza un macello. Quindi sarà poi necessario ricavarsela la y in funzione della x. Il sostegno più o meno l'abbiamo descritto. Andiamo a vedere per esempio df di t quanto fa. Allora, df di t fa r, lo metto in evidenza, per 1 meno coseno di t, e poi qua mi viene più seno di t. Allora, guardate che per esempio nel punto 0 viene r per 1 meno coseno di t, viene 0, 0. È ovvio che venga 0, 0. Ma attenzione, perché deve venire 0, 0? Perché addirittura questa curva qui, se la andiamo a fare, è c1, cioè chiaro che con le funzioni sono continue. Lì addirittura non passiamo un punto angoloso, passiamo una cuspide, e quindi a maggior ragione diciamo la velocità in quell'istante, no? In quell'istante, lo dice pure il professore di fisica, in quell'istante in cui il tappino, cioè il punto che è di contatto con il terreno, è fermo per un istante. Però supponete che t sia molto piccolo. Allora, se diciamo, se t è molto piccolo, seno di t è circa t, 1 meno coseno di t è circa t 4 mezzi, quindi se t è molto minore di 1. E allora che vuol dire? Vuol dire che diciamo, la componente x è infinitesima rispetto a questo. Quindi praticamente la componente della tangente è verticale del punto 0. Se andiamo a fare il limite, il vettore del dt è nullo, ma se andiamo a fare la tangente a questo profilo, la tangente è verticale. E infatti viene meno, diciamo, la derivata viene meno di y rispetto a x, viene meno infinito a sinistra e più infinito. Anche in 2π greco, certamente sarà la stessa cosa, qui ci arriva con tangente verticale. Se andiamo a vedere in π greco, scusate, qua mi viene 2 0, che è giusto perché questo in questo momento sta andando alla massima velocità. Rimane da calcolare la lunghezza. Come è definita la lunghezza? Allora dobbiamo fare integrale tra 0 e 2 pi greco, la r stava in evidenza e rimane in evidenza, di radice di 1 meno coseno di t al quadrato più sin quadrato in dt uguale r integrale tra 0 e 2 pi greco della radice 1 più cos quadro fa 2 e viene meno 2 cos quadro di t in dt. Allora il 2 r radical 2 si 2 coseno di t, scusate, si toglie, hai l'integrale tra 0 e 2 pi greco della radice di 1 meno coseno di t. Allora, 1 meno coseno di t, coseno di t io lo posso scrivere come
cos quadro di t mezzi meno sen quadro di t mezzi. Quando vado a fare la differenza mi viene 2, quindi viene r radical 2 integrale 0 e 2 pi greco della radice di 2 sen quadro di t mezzi t uguale. Il radical 2 lo porto fuori insieme alla, all'altro radical 2 mi fa 2r. Poi mi viene t mezzi, lo chiamo y, quindi viene integrale tra 0 e y della radice di sen quadro di y. Poi dt mezzi uguale dei y, quindi dt uguale 2 dei y. Ma adesso avete 4r, la radice di sen quadro tra 0 e pi greco fa, se il seno è positivo fa seno, l'integrale di seno tra 0 e pi greco fa 2, e quindi con 4 pi greco per 2, 4r per 2 viene 8r. Quindi questa curva si chiama cicloide, quindi la lunghezza della cicloide è 8 volte la lunghezza del raggio. Ora, questo qua si fa, ma se io volessi controllare, secondo voi, come si può fare? Ma è abbastanza semplice. Un modo, questa che è? Non è una poligonale, sono solo due. Allora, io so che la quanto è lungo questo? Questo è pi greco r, questo è 2r. Quindi devo fare la radice quadrata r per la radice quadrata pi greco 4 più 4 per 2. E questo deve essere minore di 8r. Allora qua ci abbiamo, che significa che questo, la radice deve essere minore di 4. Infatti questa è la radice di quasi 10 più 4, più o meno siamo a 14, radice 14 più minore di 4. Di poco. Infatti la lunghezza di questo, di questa roba qui è poco minore, diciamo, in percentuale della cicloide. Se voglio essere sicuro di aver percorso di più, per esempio posso fare così, perché questa è una figura commessa, allora se faccio la poligonale da fuori è più lunga. Non sempre, se prendo quella fatta così, questa è più corta, ma essendo commessa è vero. E quindi in quel caso avremmo pi greco più 2, pi greco più 2 deve essere maggiore di 4. Infatti pi greco più 2 è 5 qualcosa. Chiaro che io faccio così, faccio, percorro uno una lunghezza maggiore di 4r. Ok? Quindi questo è un modo di, diciamo, in questo caso però il conto si poteva fare in maniera precisa. Questa curva è nota per essere stata studiata da Galileo, il quale disse, mi ricordo, penso che calcolò pure la lunghezza, comunque, che l'area, allora non c'era il campo integrale, almeno, e disse che la, perché quello che gli interessava era pure l'area compresa tra la cicloide. Quest'area qui non è per nulla facile da calcolare, perché anche se diciamo con quello che sappiamo finora, per quale motivo? Anche se riuscite a esplicitare la y, innanzitutto riuscite a esplicitare la x rispetto alla y, e quindi dovete integrare la x tra 0 e 2r. Però anche se è esplicitata, l'integrale non risulta per nulla banale da fare. Ok? In verità, tra un po', diciamo, credo già la settimana prossima, faremo delle formule, che le formule di Gauss-Green, che ci consentiranno di ricondurre un integrale, cioè l'integrale di 1 su t, all'integrale di una funzione sulla frontiera di t. E l'integrale di una funzione sulla frontiera di t sarà l'integrale lungo una curva, cioè lungo un qualunque, vediamo, un qualunque percorso regolare a tratti che percorre la frontiera della curva. Allora a questo punto
il calcolo di quell'area diventerà facile e quell'area sarà tre volte l'area del cerchio che genera la cicloide, sarà 3 pi greco r 4, ok? La curiosità storica è che Galileo si sbagliò, disse che ebbe l'intuizione che era uguale a tre volte l'area del cerchio, dice, ma non è proprio uguale, sebbene la differenza non sia molta. Che faceva? Prendeva un po' di fogli, quello che c'aveva di più omogeneo possibile, tagliava, metteva sulla bilancia, pesava probabilmente, o faceva altri tipi di ragionamenti, non lo sappiamo. Diciamo, quello che sappiamo con certezza è che diciamo, la valutazione fu errata, invece col calcolo integrale potremo dimostrare che quell'area è tre volte l'area del cerchio che la genera. Si può fare, vediamo innanzitutto che ore. Allora, facciamo un altro, perché volevo fare un altro esercizio, però quello là ci vuole una mezz'ora e la facciamo la prossima volta, cioè l'epicicloide, diciamo, se io faccio rotolare una circonferenza su un'altra circonferenza, ci troviamo, facciamo, però diciamo anche questo probabilmente ci conviene aspettare forma di Gauss-Green, così oltre alla diciamo lunghezza della curva che si ottiene possiamo anche diciamo ottenere l'area della figura diciamo racchiusa dalla curva, ok? Invece adesso andiamo a vedere altre curve un po' più diciamo tranquille. Una curva molto anche per capire un po' come sono fatte alcuni sostegni, come andiamo a meno un altro paio. Rappresentare una filettatura di una vite, per esempio. Poi ci sono le viti che diciamo si stringono verso la punta, no? Quello come si potrebbe fare? Poi si può facilmente modificare questa. Potrei per esempio fare, se io faccio t cos t sen t, allora cosa ottengo? Ottengo che mano a mano che sale il raggio, questa è t cos t sen t, è una specie di elica che si va allargando mano a mano che sale. Allora questa qua, se voglio fare la lunghezza di questa, saliamo fino a t, e
norma di df di t uguale a radical 2, e quindi la lunghezza è radical 2 per sempre. Questa sale sempre a 45 gradi. Perciò la lunghezza è radical 2 per quella di... se avessi fatto tre giri sul piano XY. Se invece la voglio fare qua, allora def di t è uguale a coseno di t meno t seno di t, poi ho seno di t più t coseno di t, e poi ho 1. Quindi adesso devo fare la norma di def di t uguale la radice di 2, che cos quadro più sen quadro più 1 fa 2, poi i doppi prodotti qua e qua se ne vanno, e poi mi viene più t quadro. E questo qua si fa, dovete fare prima ricondurlo alla radice di 1 più t quadro, facendo la sostituzione che t uguale radical 2 per y, allora viene radical 2 che mettete in evidenza 1 più y quadro, e poi dovete fare la sostituzione y uguale seno iperbolico. Questa è la sostituzione da fare. Questo ve lo lascio per esercizio. Andiamo a fare un altro esempio. Allora, andiamo a fare x uguale coseno di t, y uguale seno di 2t. Allora, è chiaro che quando stiamo in a 0, t uguale a 0, siamo nel punto 1, 0. Che succede mentre t varia tra 0 e pi greco mezzi? Il coseno, cioè la x, scende fino a 0. La y però prima sale, ma poi scende fino a 0, cioè una cosa fatta così. Pi greco mezzi. E se andate a fare valori successivi, scoprite, dovete una cosa fatta così. Vabbè, dovrebbe essere simmetrica, curva qua. Questo, se volete, è 2 sin t cos t, vabbè, quindi def di t è uguale a coseno di t 2 coseno di 2t, quindi 2 cos quadro meno sin quadro. Quindi la norma di def di t è uguale alla radice quadrata meno sin, non la prima, meno sin, due coseno di 2t, quindi cos quadro meno sin quadro. Quando vado a fare il quadrato, poi viene sin quadro di t più coseno
seno alla quarta di t meno più seno alla quarta di t meno sen qua 2 sen quadro t cos quadro t. Allora qua potrei dire che viene uguale, vediamo un po', viene la radice di coseno alla quarta di t più seno alla quarta di t meno sen quadro t che moltiplica 1 meno 2 cos quadro. Vabbè, allora io posso se volete posso provare a aggiungere e sottrarre due seno alla quarta di t. Allora qua posso aggiungere 2 seno alla quarta di t e qua posso sottrarre 2 seno quadro t. Quindi, se ho fatto bene i conti, mi viene la radice di 1, perché questo è, 2 sen quadro cos quadro. Quindi qua è più meno 2 cos quadro un'altra volta. Vediamo un po', quindi mi viene la radice di 1 più sen quadro t, vediamo se ho fatto bene, 1 meno 4 cos quadro t. Allora vediamo se questo è più piccolo di 1. Certamente quando il coseno è vicino a 0, questo, vabbè, insomma, si deve vedere, si può proseguire. Comunque questa qua è una delle, la più semplice delle, si chiama punte di vista giù. Cioè se tu metti coseno di k t e seno di h t con k e h che diciamo ridotti, diciamo semplificati al massimo, no? Insomma, che non hanno fattori comuni, vengono delle curve che girano qua in mezzo, saranno tutte comprese nel quadrato meno 1 1 al quadrato, perché ovviamente essendo seni coseni girano più volte prima di diciamo avere un periodo, insomma. E questo qua anche qui è un integrale che non si fa diciamo esplicitamente, però si può, insomma, ci si può lavorare un po', si può prossimare. Minuti, vogliamo dire solo una cosa, questa la sviluppiamo la volta seguente, però volevo far vedere la costruzione di una curva che ha lunghezza infinita. Allora una, vediamo prima, allora, una curva frattale la vediamo la prossima volta. Facciamo prima questa semplice curva qua, x virgola y
seno di 1 su x. Allora, per x compreso tra 0 e 1, attenzione che in 0 questa non è definita, ma siccome questa è limitata e questa va a 0, la intendiamo 0, 0. Come è fatta questa curva? È un semplice grafico di funzioni, perché quando ho una curva del tipo x, f di x, la curva descrive come sostegno il grafico della funzione. Quindi abbiamo una cosa fatta così. Ora però, se voi prendete xk uguale 1 su y mezzi più k pi greco, seno di 1 su xk viene seno di questo che è meno 1 alla k. Se vi ricordate, seno di pi greco mezzi più k, seno di pi greco mezzi fa 1, ma ogni volta che aggiungo al seno o al coseno un argomento pi greco, il valore del seno cambia sempre. Quindi ne ho aggiunti k, quindi meno 1 alla k. E allora, diciamo, phi nel punto x con k vale 1 su pi greco mezzi più k pi greco, virgola 1 su diciamo meno 1 alla k su pi greco mezzi più k pi greco. Cioè abbiamo che di volta in volta questi punti si trovano, la x scende a 0, questa x è dell'ordine di 1 su k, la y invece cambia segno, è dello stesso ordine ma cambia segno. Ora se ti vai a fare la distanza tra due punti successivi, io cosa voglio fare? Voglio fare una poligonale. Allora, se faccio la distanza tra due punti successivi, viene sicuramente maggiore di due volte questo. Questo qua è dell'ordine di 1 su k. Ok? Allora, quando ho questa disuguaglianza, ripeto questa situazione per, diciamo, da 1 fino a n. Allora, cosa ottengo? Una cosa che una poligonale la cui lunghezza si può minorare con una costante per la somma parziale ennesima della serie. Quindi se io prendo una poligonale subordinata a S, dove S è x1, xn, 0, l'ultimo punto lo prendo 0, cioè sono ordinate al contrario, quindi sarebbe 0, xn, x1. Allora L di P di S viene maggiore o uguale di una costante per la somma di 1 su k, per k che va da 1. Ma noi sappiamo che questa somma è dell'ordine di logaritmo n, se ne va infinito, quindi che vuol dire? Che la lunghezza di questa curva è infinita. Questa curva non è C1, non è C1, per quale motivo? Non ha la derivata, è continua, ma non è C1 perché non ha la derivata per x uguale a 0. Chiaro? Se fosse C1 la velocità massima sarebbe finita e io non potrei percorrere una lunghezza infinita in un tempo finito. Se x vale da 0 sarebbe t, il tempo sarebbe t e t vale da 0. Ok? Quindi questo esempio prova che ci sono curve non continue, non C1, e quindi basta anche solo continua, non basta per dire che la curva abbia lunghezza finita. Ok? Ci vuole C1. C1 è sufficiente. Ma continua non è sufficiente per dire che una curva abbia lunghezza finita. Naturalmente nel caso di una curva che non è C1, come definiamo la lunghezza? Come l'estremo superiore della lunghezza delle poligonali. Cioè quella che abbiamo visto prima come un teorema,
ci dice che per le curve di classe C1 la lunghezza o è definita in un modo o è definita nell'altro modo, è la stessa cosa. Allora, a quel punto uno si prende, diciamo, l'estremo superiore della lunghezza poligonale, quello posso definire sempre, anche se la curva è soltanto continua. E quindi in quel caso, diciamo, la lunghezza è definita in questo modo qua. Va bene?